Grazie Presidente, Governo, colleghe e colleghi. Il disegno di legge che andiamo ad approvare, licenziato già alla Camera dei Deputati, si compone di 5 articoli. Il primo modifica l'articolo 438 del Codice di Rito e prevede che non è ammesso il giudizio abbreviato per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo. Prevede che in caso di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato, in quanto il fatto per il quale si procede è punito con l'ergastolo, l'imputato può riproporre la richiesta fino a che non siano formulate le conclusioni nel corso dell'udienza preliminare e che in caso di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato dichiarata in udienza preliminare, il giudice all'esito del dibattimento applica, se ritiene che il fatto accertato non è punibile con l'ergastolo, la riduzione di pena connessa al rito speciale. Articolo 2 modifica l'articolo 441 bis del codice di rito che disciplina l'ipotesi di nuove contestazioni del pubblico ministero nel corso del giudizio abbreviato. Il provvedimento, attraverso l'introduzione di un ulteriore comma, specifica che se le nuove contestazioni del PM riguardano un delitto punito con l'ergastolo, il giudice revoca l'ordinanza con cui è stato disposto il rito e il procedimento penale prosegue con le forme ordinarie. L'articolo 3 interviene anche con finalità di coordinamento sull'articolo 442,2, sempre del codice di rito, relativo all'entità della pena applicabile. La riforma ovviamente elimina le attuali previsioni. Articolo 4 modifica l'articolo 429 del codice di rito che disciplina il decreto che all'esito dell'udienza preliminare dispone il giudizio. Con inserimento di un comma 2 bis, il provvedimento prevede che se all'esito dell'udienza preliminare l'originaria imputazione per delitto punito con l'ergastolo viene derubricata dal GUP, con il decreto di rinvio a giudizio lo stesso giudice deve avvisare l'imputato della possibilità di richiedere entro 15 giorni il rito abbreviato. Articolo 5, infine, del disegno di legge prevede l'entrata in vigore della riforma e la sua applicabilità ai fatti connessi ovviamente successivamente a tale entrata in vigore. Grazie a questo testo a prima firma dell'onorevole Molteni, chi compie gravissimi delitti non potrà più accedere a sconti di pena. Il tutto nel rispetto, nel pieno rispetto del dettato costituzionale. Con questa approvazione il Parlamento non toglie garanzie agli imputati, non sminuisce il diritto alla difesa e soprattutto non lede la Costituzione, anzi ne rafforza i dispositivi portando a pieno compimento il terzo comma dell'articolo 102, che reca la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. Da domani chi compirà reati quali ad esempio l'omicidio volontario aggravato, la strage, la violenza sessuale aggravata sarà necessariamente sottoposto a giudizio di una corte composta anche da giudici popolari e non più quindi da un solo magistrato. E se condannato non accederà automaticamente ad odiosi sconti di pena che troppe volte hanno offeso la dignità delle vittime, dei loro congiunti e del lavoro delle forze dell'ordine e degli inquirenti. A chi sostiene che questa riforma finirà per allungare ulteriormente i tempi della giustizia penale rispondo con i dati che ci sono stati trasmessi dal Ministero. Nel corso del 2017 i procedimenti relativi alle fattispecie in esame sono stati 174, l'1% sul totale dei processi. A chi ritiene che per migliorare le performance dei nostri tribunali sia necessario mantenere un privilegio a favore di chi si è macchiato di delitti gravissimi, rispondo usando buon senso. Se ci sono troppi processi, lo Stato non deve arrendersi, non può favorire i criminali, deve ribadire le sue prerogative, deve investire in giustizia, ciò che è esattamente quello che sta facendo questo governo,
a partire dall'assunzione prevista da 8.000 unità di personale amministrativo e 600 nuovi magistrati. La riforma che votiamo oggi contribuisce a rendere la nostra giustizia più giusta, a rimettere al centro la dignità delle vittime, senza sconti per i colpevoli, mantenendo tuttavia intatto e inalterato il sacrosanto diritto alla difesa, secondo quanto previsto dalla nostra Costituzione. Grazie.